Benvenuti allo stadio Dragonstar Stadium per la partita che vedrà Ungheria contro il Giappone in questa pausa di questa settimana di riposo per queste due nazionali, che sono praticamente due delle, saranno delle protagoniste, soprattutto il Giappone, nei prossimi mondiali 2012. Quindi ne vedremo delle belle qui oggi. Si può dunque iniziare Ungheria contro il Giappone, partita molto ma molto attesa, perché è bello rivedere tutti questi giocatori insieme nella stessa squadra, soprattutto se si parla di nazionali, poi ancora maggiore l'interesse ovviamente. Attenzione subito, Natalek, un cross, tregua, c'è solo il palo clamoroso qui dell'Ungheria, che subito parte la stragrande con questa azione. Molto bravo Tregans a metterla in mezzo. Pensate che ci sono giocatori che giocano in squadra anche, insomma, che non stanno andando per niente bene, eppure oggi sembra aver iniziato col passo giusto questa partita amichevole, visto ovviamente dei mondiali 2012 della Pro League. Tregans, attenzione, lancio per Maksimić, sempre molto bravo. L'Ungheria usufruisce molto di questa fascia. Maksimić, Cabuto torna, sbaglia qui il cross di testa, addirittura il colpo di testa di Ganna, che è molto bravo in quelle circostanze. Palla alta, però nessun problema per la fregatura a portiere di Nostra. Sì, nessun problema, però ovviamente devi stare attento, adesso devi stare attenti. Attenzione, ancora Maksimić, ancora Ungheria, Ganna, si gira, arco qui e lo mantiene molto bene, poi allontana il pallone, con qualche forse difficoltà di troppo. Siamo al decimo, però è l'Ungheria che fa la partita. Stranamente di solito il Giappone gioca molto bene, vediamo se ora riesce a risollevarsi con Cabuto. Tamagoshi, altro giro. D'altronde il Giappone in panchina ha giocatori straordinari come Connone, dà il talento che vorrebbe andare a Dragon Stars. Forse servirà un giocatore come lui. Attenzione qui intanto Dostrov, staccano molto bene il giocatore dell'Ungheria. Ganna, Tregans, casco, Giuda, Lama, lancio profondità per lo scatto di Ganna, che ovviamente non è veloce come l'ultimo Sigma, che riprende il tempo. Arco, stoppa Naro per farla girare, un altro giro da Camaro, sbaglia qui il tocco, il Giappone non riesce a uscire dalla propria metà campo, sono un po' così, un po' timidoni secondo quelli del Giappone. Sfocatuno, Suzuki, intervento regolare di Tregans, gran partita la sua, seconda fossa, non c'è nessun intervento arbitrale. Cabuto, giocatore del Ganna, perde il pallone, mi sembra un po' troppo isolato oggi Cabuto da questa parte. Lama, sentite che tifo seria, però Suzukina recupera, attaccante dell'MVP. Cabuto torna sul pallone, Fukatuno, attenzione, può avanzare lui, c'è Maksimić, ancora Cabuto, Tamagoshi, lancio per Suzukina, straordinario qui, attenzione Suzukina, la può mettere in mezzo, sempre lui Suzukina, torna giù da benissimo il difensore delle Kimi sul pallone. Tostrov, non acquisto dei mucci Tostrov, grandioso, un giocatore straordinario, ex Wolf Team, Maxi Macca, Baciolla, perde brutto pallone, Yokopoko Mayoko, attenzione, giocatore del Kingdom, Yokopoko Mayoko, palla per Suzukina, attenzione Suzukina, fermata ancora, ma non è l'intervento di Giuda, sta giocando molto bene, Natalek, capitano dell'Eagles, il centrocampo dell'Ungheria è veramente interessante, Ganna, Lama, lancio per Ganna, fa molto bene Ganna, sempre lui Ganna, il cross e un tiro, fregatura, fa sua, nessun problema per il portiere dell'Ignocca, la blocca immediatamente e riparte con una stoppa Naru. Cambio di gioco per Fukatuno, il Giappone ovviamente non vuole perdere una partita come questa, perché l'Ungheria è una buona squadra, però non è ovviamente la grande, magari non è l'Ucraina, non è non so, la Bulgaria, che magari ha grandi capacità, sono squadre, non la Svezia soprattutto. Il Giappone invece è una squadra che vuole vincere i mondiali, vuole entrare nella storia.
ad aver vinto i mondiali di calcio. Yogo Makamayogo, Stoppanaro, attenzione, lancio ancora per il giapponese, la mette in mezzo, no, non riesce a metterla in mezzo, ha sbagliato il controllo finale. Poi questo è il problema dei giocatori giapponesi, che magari non sono tecnicamente magari straordinari. Kabuto forse è l'unico che tecnicamente può risolvere un po' questo problema. Mi sembra abbastanza isolato quest'oggi. Narek, Maxime, attenzione, torna su di lui Kabuto, molto bravo qui difensivamente, migliorato tantissimo Kabuto. Danamaru, di destra per Suzukina, ci gioca da Treganza, veramente lì davanti alla difesa non fa passare nessuno, giocatore pazzesco. Maximito, Tamagoshi deve tornare molto bene. Fugatun, l'ultimo Sigma, arco, Stoppanaro, Olamaro, con qui il grande giocatore di Wolf Team, giocatore di grandissima fattura. Attenzione, lancio qui per Suzuki, intervento straordinario di Lama qui, che salva quasi un gol, perché sarebbe trovato davanti al portavezza qui. Suzuki, palla rinviata, fine primo tempo 0-0, ma dopo l'inizio dell'Ungheria il Giappone cerca di riprendere il possesso della partita in mano. Grande partita adesso. Per il Giappone due cambi sono entrati in palla e con Noneda, sono usciti in altro giro e Suzukina la palla ovviamente è più fresca adesso, per dare attenzione subito il giapponese dall'altra parte, è uscito Kan, è entrato Steccaviccio, Yoko Pocomaio, attenzione, deve mettere in mezzo Stoppanaro in sinistro, sbaglia tutto qui Stoppanaro, lo va a mettere in mezzo secondo me, se lancio qui per Steccaviccio, l'ultimo segno è molto bravo, posso dire adesso il Giappone che ci crede. Yoko Pocomaio, attenzione, vince il pallo Maximic, tornando molto bene su di lui Tostolov, la folla Tostolov, Maximic, eccolo qui il giocatore interessantissimo, Maximic, attenzione, Steccaviccio, per ritornare indietro per Natarek, gira per Tostolov, buona da giocare questa, Steccaviccio, Maximic, che giuda, tutto di prima, attenzione, Treguans, buon possesso di palla, marcatina di passaggi, Lama, attenzione, Natarek, rigirerà dall'altra parte forse, Lama, attenzione, Maximic, intanto per Treguans, palla in mezzo, Steccaviccio, ma c'è la posizione regolare qui di Steccaviccio, anzi no, di Treguans, scusate, Treguans in ungaro, scusate. La partita mi sembra dominata da questa serie di passaggi dell'ungheresi, il Giappone tenta di ripartire con le proprie capacità, ovvero l'agilità, sembra un ottimo fattore questo. Tamagoshi, Kabuto, nel tornare indietro non c'è spazio, gli ungheresi si attengono molto bene, attenzione, la palla se ne va qui, non c'è fallo, secondo forza, si continua, l'arbitro lascia molto cuore, non c'è stato, non sembra neanche un fallo in primo tempo, non sa un po'. Maximic, Lama, Maximic gira, Natarek, buona giocata questa, torna indietro, spara tutto, Danamaru può recuperare, attenzione qui, Danamaru, Giuda, grande intervento di Giuda, qui, insomma, non ricordo chi era, ma forse Tamagoshi ha commesso un grosso errore, esce dalla mano, entra Tanji e spacca la gabbia, intanto cambio proprio a metà tempo, metà secondo tempo, sì, ovviamente Tanji spacca la gabbia, un giocatore che con il Freedom sta facendo molto bene, con il Freedom, scusate, con l'Igo sta facendo molto bene partendo anche dalla panchina, quindi ora vediamo da Tamaro non mi ha la volazione che ha sbagliato, insomma, non ha digerito qui l'allenatore del Giappone, mi sembra anche giusto. Baciolo, Maximic con Noneda, grande anticipo, attenzione, gioco un po' come Yoko, arco, sì, forse quelli del Giappone sono troppo rintanati da una parte, se io gioco un po' come Yoko qui voglio fare tutto solo, recupera con Noneda, buona partita la sua, sì, rispetto a un altro giro, buona partita, tanto qui nata anche lui al pallone, ma non è veloce come Fugatuno, che però commette fallo, ci sarà cartellino giallo, primo intervento falloso, e c'è addirittura giallo decretato dall'arbitro Enrico Fossa, si mette fallo qua il Fugatuno che viene ammonito, certo non è uno che non conosce cartellino, il Fugatuno, Steccaviccio facendo un bene, Steccaviccio, attenzione qui Maxime, che solo 1-0 Ungheria, troppo spazio qui, liberissimo Maxime che non può sbagliare, Maximic, scusate, che non può sbagliare, c'è gol dell'1-0 dunque,
dell'Ungheria, gol di Maximak, gol importante, chiaramente qui prego Duran, un po' da farsi l'Inter, l'ha presa ma la palla è già entrata, per sbattere con un fallo, rivediamo, Maximak, 1-0 per l'Ungheria. Si riparte, insomma 69esimo, 1-0 in Ungheria, ha meritato questo gol, il Giappone quando attacca insomma ha fatto un po' troppo timidamente. Tanto è entrato anche Abe, è uscito su un bello l'ultimo sigma, non vorrei sbagliare. Lama, Maximit, Tregans, Tostorp, attenzione, gli ungheresi stanno a far giocare molto bene il pallone. Faccio quella, attenzione, scatto qui di Maximak, sempre lui, l'autore del gol, migliore in campo, fino adesso, Maximak lo può mettere in mezzo, niente a fare ragazzi, ma che giocatore questo Maximak, casco, Tostorov, Lama, Maximak, Lama, Giuda, lancio Maximak, attenzione Maximak, attenzione a Steccavi, che scatta in mezzo, Maximak, attenzione, Maciulla, Maximak, Tamagotchi stavolta recupera bene, Camuto, deve tornare addirittura dalla fregatura, pensate un po', Fugatun, aglia perde un brutto pallone, non c'è fallo, Maximak, cambio sul giocatore, Tregans, attenzione, può girare per Maximak, attenzione Maximak, pallone in mezzo, Stankovic, intervento straordinario, ma anche posizione offside. Sì, dentro fuori gioco di Steccavic, ma il gioco dell'Ungheria è pazzesco. Qui lento un po' Maximak a metterla in mezzo, poi grandissimo intervento di, se sbaglio, di Suga Duna del tiro. Lancio per una palla, destra anticipata, l'Ungheria non fa muovere i giocatori del Giappone. Sì, un po' troppo stabile, poi come muovere, attenzione qui, lancio per Tenji, spacca la capo, Tenji spacca la capo, attenzione a lui, il destro, che parata qui, l'estremo difensore, e beh, straordinaria, altro cambio forse, altra sostituzione, si è uscito Batole, entra Bonnar, esce un'altra che entra Dardai, occhio cambio per l'Ungheria, si passa anche il 4-5-1 per la Ungheria adesso, ovviamente vuole mantenere questo risultato di vantaggio, sarebbe un 3 importante qui, allora, Dragon Serena, Ungheria 1, Giappone 0, la vittoria sarebbe fondamentale, eppure il giocatore del Giappone ce l'ha molto bene, forse non so, deve cambiare un assetto tattico, deve avere un assetto tattico migliore, forse non si trovano in questo assetto, i giocatori che insomma sono molto veloci, tecnicamente magari devono migliorare molto, qui fallo su Bognar, ci sarà il secondo cartello giallo della partita, il secondo per il Giappone, stavolta non per Fugatuno come circa 20 minuti fa, per Yogo Bakumayogo, si mette anche qua, per togliere un giallo, 88 sul cronometro, 1-0, una partita veramente interessantissima, non ci sono state palle gol vere e prove, il Giappone ha avuto quell'azione con Dallamaro, non ha usufruita neanche quella con Tenji spacca la gamba, non vedete un po' migliorare sotto questo profilo, non è velocissimo in difesa, lo sappiamo però, insomma non ha giocato neanche molto male in difesa, Abe, con Onida, Tamagotchi, la palla, cerca di salire, Tamagotchi, palla, palla non finita, Cambuto recupera, qui Zanna va lontano, rischia molto, alla fine si raccava leggermente, Tregans finisce qua, l'Ungheria batte il Giappone 1-0, qui il gol è di Maximak, migliore in campo, è uno dei giocatori che mi interessano molto, vi diamo appuntamento alla prossima sfida migliore tra i nazionali, alla prossima amici.